Oggi andiamo a fare una ricetta che penso sia di origine francese, ovvero il pollo alla birra, con una modalità di cottura che secondo me è estremamente interessante. Ma cominciamo come sempre dall'inizio. Prima cosa, quarti posteriori, coscia e sovraccoscia. Li andiamo a tamponare bene, li asciughiamo bene. Se vedete che c'è eccesso di grasso, andate a toglierlo, non è che pregiudica niente del sapore, ma insomma è grasso che non è particolarmente buono. Un pochino di sale, pepe macinato al momento, un po' di paprika dolce, se volete potete utilizzare anche quella piccante, ma non ve la consiglio. Massaggiamo un po', giriamo e facciamo la stessa operazione anche davanti. Ora andiamo a rosolarli. Casseruola, mi raccomando, casseruola che possa andare in forno, quindi andiamo a rosolare e poi mettiamo nel forno. Accendiamo il fuoco, mettiamo un gocciolino di olio, in questo caso uso dell'olio vegetale, olio di girasole, voi potete mettere anche dell'olio d'oliva. Senza aspettare che ci sia un calore troppo alto, andiamo a mettere i nostri quarti di pollo, mettendoli dalla parte della pelle all'inizio. Un mazzetto abbondante di cipollotti, li tagliamo a pezzettoni, lasciando la parte verde fuori. Pomodorini, e li andiamo a spaccare a metà, semplicemente spaccare a metà. 200-300 grammi di pomodori sono più che sufficienti. Andiamo a girare i nostri pezzi, che ora dovrebbero aver rosolato bene. Ah, meraviglioso! Ora faccio sigillare proprio un minuto la parte di sotto, ma nel frattempo vado ad aggiungere gli altri ingredienti, quindi i cipollotti, i pomodorini, il miele, considerate circa 3 cucchiai di miele, e la birra rossa, quasi una bottiglietta da 33, dico quasi perché l'ultimo gocciolino ce lo beviamo noi. Aggiungo un altro gocciolino di sale, considerate il miele, considerate la birra, quando si asciuga sarà molto dolce. Copro, metto tutto in forno a 200 gradi per una trentina di minuti, poi dopo 30 minuti andremo a aprire e andremo a irrorare il pollo. È passata mezz'ora, ho tirato fuori dal forno la casseruola, ora a questo punto vado a bagnare per bene. E ora ritorno in forno e lascio cuocere per un'altra mezz'ora. Ovviamente quello che vi conviene ogni tanto andare a bagnare. È venuto spettacolare. 30 minuti, proprio 30 minuti esatti. C'è un bellissimo sughetto, bella croccante la pelle. Andiamo a servire. La salsa è densa, profumata, buonissima. Questo è un piatto fantastico. Secondo me è perfetto per un invito a cena. No, per quello che volete, perché è veramente buono. Buon appetito!